Allora, buongiorno a tutti. Per il question time è molto semplice la piattaforma. Voi avete soltanto il tasto di richiesta e di presenza. Il tasto giallo dove c'è l'omino che lampeggerà è quello quando faremo l'appello. Che quando lampeggia voi schiacciate la presenza e sul pannello di sala ci saranno i presenti e gli assenti. Vedi? Sì, più che l'appello solo per loro non dico la presenza. Ci saranno i presenti e gli assenti. Il problema sarà al prossimo consiglio, oggi pomeriggio. Se ci fermiamo dopo il question time, vi faccio vedere, lui l'ha già visto, vi faccio vedere la votazione. Allora, posso avviare? Chiamano la presenza Ok. permanente oggi anche. No, lo possiamo fare entrambi. Ah, sì. Allora, buongiorno a tutti. Sì, buongiorno a tutti. Sì. Allora, avviamo l'appello. Prego, segretaria. Dovete schiacciare l'omino lampeggiante. Scusate, ma la piattaforma è nuova, è la prima volta che la usiamo. Ah, ok. Sì. Assente. 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 Perrone Vito, Assente. Rocchi Raffaele, Devi schiacciare l'omino lampeggiante. Assente. 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 Presente. Ok. Un attimo, vediamo il pannello di sala. Ok, allora chiudiamo l'appello. Allora. Non me lo dà. Sì. Allora, sì. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, interrogazioni e risposte. Poiché i consiglieri D'Ambrosio e De Bellis sono assenti, procediamo alle risposte del consigliere Raffaele Rocchira e del consigliere Di Pippo. Prego, sindaco. Allora, Sì, grazie. aspetta, 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 aspetta. Iniziamo dall'interrogazione. Fatta il 30 aprile 2020, assegnazione del Comune di Castellaneta, investimento Agromed. Il 24 aprile presso la Prefettura di Taranto si è tenuto un incontro relativo al progetto Agromed, al quale erano presenti il responsabile unico del CISSI, i delegati del MISE, del Ministero del Lavoro, le strutture di missione Investitalia e Invitalia, con tutti gli attori locali coinvolti nel progetto e nella vertenza ex Miroglio, ovvero Prefetto, Regione Puglia, Camera di Commercio, Agromed, Sindaco del Comune di Castellaneta, Avvocato Giovanni Gugliotti. La fase 1 del progetto Agromed, ovvero il suo rilancio e la riprogrammazione delle risorse, si è conclusa questo mese, con la pubblicazione in Gazzetta, subito dopo l'approvazione da parte della Corte dei Conti, delle delibere CIPE del 20 dicembre 2019, che ha modificato la precedente delibera numero 155 nella parte relativa al progetto in questione. E sono così recuperati 11 milioni di euro che altrimenti sarebbero andati persi per la realizzazione di una piattaforma logistica per lo stoccaggio, innovazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli nel sito ex Miroglio di Castellaneta, rafforzando e sviluppando così una filiera agricola ad alto moltiplicatore economico ed occupazionale. Essendo il sito ex Miroglio di proprietà del Comune di Castellaneta, dovendosi avviare la fase 2 del progetto Agromed, ovvero la gestione e la funzionalità dello stabilimento e definire l'accordo quadro del piano quinquennale al fine di facilitare la realizzazione rapida dell'investimento. Vista la grande valenza poi non si legge, del nostro territorio, si chiede a questa amministrazione, a tutela dell'interesse pubblico, quale sia la formula di trasferimento e quali siano gli adempimenti che questa amministrazione dovrà attuare ai tempi previsti per consentire poi di giungere all'approvazione del definitivo piano e avviare così l'investimento. Grazie della vostra cortese attenzione. Quindi, vabbè, qui vado a braccio. L'iniziativa Miroglio, senza mo ripercorrere tutta la storia della vertenza ex Miroglio,
di fatto ha subito una accelerazione con la nomina a presidente di Agromed, che è questa società che per la verità era un po' ferma da tempo. Appena è stato nominato presidente di Agromed, dopo l'uscita di Comune e Provincia negli anni scorsi, e quindi è rimasto socio unico di Agromed la Camera di Commercio, dopo l'uscita degli altri soci, la Camera di Commercio qualche mese fa ha individuato quale presidente di questa società Agromed, appunto, il successo accusa? Posso andare? Ha individuato il presidente Cesario, già presidente di Confindustria. Che succede? L'obiettivo che era stato assegnato dall'allora CIPE a questo soggetto, quindi ad Agromed, l'obiettivo era di, lo abbiamo detto, individuare un terreno sostanzialmente, acquisirne la proprietà, la disponibilità, progettare, farsi approvare il progetto e realizzare quindi questo contenitore a come dire, vantaggio delle associazioni e degli operatori agricoli. Tutto questo, è ovvio che dopo 12-13 anni di quasi totale inerzia, tutto questo avrebbe comunque comportato tempi lunghissimi, lo sappiamo tutti. Di qui il tentativo esperito dal neopresidente, quindi dal dottor Cesario, di verificare se su base provinciale ci fosse quindi la disponibilità di capannoni già esistenti, in sostanza. Ed è quindi partita da Agromed una nota a tutti i comuni della provincia, poi anche alla provincia di Taranto, all'Asi, diciamo ai soggetti pubblici, diciamo. È partita questa nota, il comune di Castellaneta ha dato la disponibilità come altri. All'esito di un esame fatto da Agromed è risultato quindi più idoneo per la finalità quindi che Agromed si era prefissato anni prima il sito ex Miroglio, motivo per cui si è andati in questa direzione. Dopo che Agromed ci ha ufficializzato quindi all'esito di questa indagine di mercato rivolta a tutti gli operatori pubblici, ci ha ufficializzato quindi l'interesse concreto per la nostra struttura, noi abbiamo dato la disponibilità. Abbiamo anche fatto noi un momento di evidenza pubblica e quindi sostanzialmente abbiamo perfezionato questi passaggi giuridici. Siamo andati avanti perché sostanzialmente c'era un ragionamento da fare al CIPE, rispetto al quale poi è intervenuto il sottosegretario e tutti gli altri, ma che a noi interessava meno, perché per capirci anche su chi fa cosa. Il CIPE 12 anni fa aveva autorizzato un progetto che, ripeto, prevedeva l'individuazione di un terreno, la progettazione, la realizzazione. Questo progetto in realtà oggi deve essere modificato perché il terreno già c'è, il capannone già c'è, va ristrutturato, quindi c'è una parziale modifica del progetto originario. Quindi Agromed, soggetto che aveva ottenuto il finanziamento, è ritornato al CIPE a dire stiamo modificando il progetto, a te va bene, e il CIPE dopo qualche mese ha detto sì, questo è il passaggio che è stato consumato al CIPE. Noi invece abbiamo il percorso avviato, perché così è stato fatto per Ginusa e così è stato fatto altre volte, in altre occasioni che poi non si sono, come dire, non sono arrivati a buon fine, ma sulla vertenza di Miroglio ci sono stati altri tentativi ed eravamo quasi arrivati alla chiusura. Quindi il nostro ragionamento va fatto a un tavolo ministeriale incardinato presso il MISE, non presso il CIPE, ed è quello a cui si fa riferimento in questa interrogazione. Ho fatto una breve premessa. Cosa si impegna a fare il Comune di Castellaneta, che è un po' quello che è stato fatto anche per Ginusa? Il Comune di Castellaneta può concedere da subito un comodato d'uso gratuito con una semplice delibera di giunta all'esito del tavolo ministeriale che c'è stato, voglio dire. All'esito del tavolo ministeriale noi possiamo dare, con delibera di giunta, concedere un comodato d'uso gratuito ad Agromed. Agromed deve avviare il suo progetto, no? Deve iniziare l'investimento e deve portare a realizzazione un PEF, un piano economico finanziario. No? All'interno di questo piano industriale ci sono dei tempi. Sostanzialmente Agromed in 3 anni si impegna a arrivare quindi al numero massimo di assunzioni che loro hanno individuato, Agromed ha proposto ed è stato oggetto di trattativa con
i sindacati a 28 unità. Bene, allora noi ci impegniamo al completamento quindi del piano industriale, quando ci sarà quindi l'assunzione del 28esimo operaio, a trasferire la proprietà, venire in consiglio comunale, perché gli atti di disponibilità di beni che ricadono nel patrimonio comunale è di competenza del consiglio, quindi verremo in consiglio noi a assegnare, quindi a trasferire la proprietà dell'immobile ad Agromed quando avrà completato il piano industriale. Questo è sostanzialmente l'impegno che abbiamo assunto noi nei diversi tavoli, ma ripeto, un po' è quello che è stato fatto per Ginusa. Rispetto ai tempi, noi contiamo, sono 3-4 giorni, 3 giorni fa, è arrivato il verbale completo di tutte le firme, quello a cui si faceva riferimento. Ci è stato trasmesso. Ora con questo verbale noi siamo pronti ad andare in giunta, sostanzialmente pensiamo di farlo la settimana prossima, quindi lunedì e martedì faremo una seduta monotematica di giunta sulla questione Agromed, e quindi dopodiché la parte nostra di fatto è ultimata e la palla passa ad Agromed, con la quale società ovviamente poi ci dobbiamo confrontare su tutta una serie di attività che vanno fatte sul territorio in termini di ristrutturazione e quant'altro, che siccome comunque al di là del fatto che siamo i proprietari dell'immobile, ma comunque è sul territorio di Castellaneta, un minimo di concertazione ci deve essere, però voglio dire, sono molto fiducioso che si riesca a procedere speditamente con la realizzazione quindi dell'investimento. Questo è un po'... Forse mi sono dilungato, ma era per chiarire il quadro all'interno del quale ci muovevamo. Se parliamo senza aver cliccato, non registra. Ok, un attimo, devo darti la parola, è complicato. Prego, prego. Allora, va bene la risposta, anche se il dubbio è, Agromed, basta il comodato gratuito in questa fase per avviare tutta la procedura? Devo schiacciare qualcosa? No. Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo chiarito pure con Angelino, con chi è intervenuto in rappresentanza dell'amministrazione, abbiamo assolutamente chiarito quelle che erano le condizioni, non solo, cioè non voglio neanche dire che imponevamo noi, ma le condizioni che di fatto erano già state applicate in precedenti occasioni, quando, ripeto, eravamo lì per la chiusura, queste erano comunque le condizioni, e poi quelle concretamente applicate a Ginusa. Cioè, non è che noi possiamo trasferire la proprietà dell'immobile quando questi ancora non hanno fatto neanche un'assunzione, cioè, voglio dire, no, non è che possiamo dargli un assegno circolare in bianco, non è possibile. Quindi noi ci impegniamo, attenzione, non è che possiamo poi tornare indietro, cioè, il Consiglio è sovrano, però... Fino a un certo punto possiamo poi rimangiarci la parola, quindi si tratta di impegni formali assunti, come dire, dinanzi all'interno di un tavolo ministeriale, quindi io credo che loro siano comunque tutelati e comunque le condizioni sono queste e loro le hanno accettate, le conoscono perfettamente. Sì, vado? Sempre... Sempre il consigliere Rochira interrogava il sindaco, assessori ed altro. Allora, vista l'emergenza in atto causata dal coronavirus Covid-19, vista la chiusura delle attività commerciali a causa dell'emergenza pandemica, vista la necessità di tutelare i livelli occupazionali, considerato che l'emergenza ha obbligato ed obbliga molte attività commerciali alla momentanea chiusura, queste attività nel periodo di chiusura non hanno prodotto e non producono e produrranno ovviamente rifiuti. Alcune attività, neanche nella cosiddetta parte 2, potranno riprendere nell'immediato le attività perché non saranno in grado di sostenere altri oneri per adeguarsi ai normativi di distanziamento sociale. Ecco perché si chiede a questa amministrazione comunale di verificare la possibilità di una riduzione della TARI per questi esercizi dovuta per l'anno 2020, con riferimento in particolare ai mesi di chiusura forzata delle attività commerciali. In alternativa all'esenzione totale per il periodo di chiusura imposto all'emergenza sanitaria. È una richiesta che va presa in considerazione nella maniera più attenta possibile, considerata la pesante situazione in cui alcune tra queste attività commerciali, che non possono più contare su alcun tipo di entrata, stanno facendo i conti.
Allora, risposta della dottoressa Capriulo. Occorre evidenziare che l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni, costituzionalmente garantita, è limitata dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. A tal proposito si richiamano le limitazioni poste in capo all'ente nell'esercizio della potestà regolamentare, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97, che portano ad escludere la possibilità di esentare le fattispecie impositive previste dalle norme istitutive dei singoli tributi. Anche la scelta di agire sulla riduzione di aliquote e agevolazioni tariffarie è rimandata alla singola disciplina tributaria. Per quanto riguarda la Tari, il comma 654 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013 impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizi relativi al servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento. Altresì il successivo comma 660 prevede che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed agevolazioni episodiche rispetto a quelle stabili già previste dal comma 659 della stessa legge, a condizione che il mancato gettito riscontri la relativa copertura finanziaria con risorse proprie dell'ente. Tale possibilità rimane preclusa all'ente in quanto le modifiche regolamentari entrerebbero in vigore a partire dal 2021. A tal proposito giova segnalare che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente, ARERA, in forza delle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti adesso attribuite dal comma 527 all'articolo 1 della legge 205 del 2017, ha già provveduto a individuare i criteri per la definizione e quantificazione di agevolazioni obbligatorie e facoltative che dovranno essere recepite dall'ente in sede di approvazione delle tariffe tari 2020. Ciò posto, già con la prossima delibera di approvazione delle delibere tari da adottare entro il 31 luglio 2020, sarà possibile prevedere apposite riduzioni tariffarie a condizione che il mancato gettito riscontri la relativa copertura finanziaria con risorse proprie dell'ente. Inoltre, l'ARERA, con deliberazione numero 158 del 2020, del 5 maggio 2020, ha definito i criteri per la definizione delle agevolazioni obbligatorie operanti sulla sola liquida variabile delle utenze non domestiche soggette a sospensione per l'emergenza Covid e facoltative per quelle non soggette a sospensione, ovvero per le utenze domestiche disagiate. Sulla citata determina sono state però evidenziate diverse eccezioni di legittimità e competenza, inclusi dubbi inerenti alla corretta gestione contabile dei rispettivi gettiti. Si attendono sviluppi. È inutile poi dire, perché l'interrogazione era sulla Tari, ma sia per quanto riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità, per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico e per la Tarig, comunque con determina 588 di fatto l'ente ha preso provvedimenti, al di là poi della sospensione, dell'esenzione che è stata garantita a livello nazionale, ma noi già l'8 aprile avevamo già rinviato tutti i pagamenti a settembre, così come per l'attività di accertamento dei tributi e così come per il pagamento della Tari per l'anno 2020. Quindi noi tutto quello che è il nostro potere, quindi sostanzialmente far slittare le scadenze, lo abbiamo fatto fino a settembre. Per quanto riguarda la Tari nello specifico, la partita ce la giochiamo in sede di individuazione delle tariffe, precisando che altre modifiche proprio tecnicamente non è possibile apportarle, perché andare a modificare il regolamento oggi significa che entra in vigore nel 2021. Tutto quello che ci ha spiegato la Capriulo nella sua, la dottoressa Capriulo nella sua risposta. Grazie. Va bene così. Può andare avanti. Allora, c'è l'altra interrogazione. Produzione. Sì, ordinanza o in alternativa delibera di Consiglio Comunale per deroga normativa occupazione suolo pubblico. Vista l'emergenza in atto causata dal coronavirus Covid-19, visto la probabile evoluzione nel senso di rallentare le restrizioni e quindi poter riprendere alcune attività dopo il 1 giugno, visto la primaria importanza che è il settore ristorativo e turistico per il nostro Comune, viste le norme dei vari DPCM sulle delle probabili normative già anticipate dal Governo sul distanziamento sociale in ristoranti, bar, pizzerie e simili, vista la necessità di tutelare i livelli occupazionali, chiede al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio, di rivedere con ordinanza del Sindaco, in alternativa delibera di Consiglio Comunale, i termini di organizzazione e di utilizzo degli spazi urbani, sia di Castaneda che della Marina, in vista della prossima ripresa
delle attività di pubblico esercizio tra le più danneggiate al lockdown. Ristoranti, bar, pub, pizzerie, rosticcerie e simili, prevedendo la maggiore occupazione di suolo pubblico da parte dei locali della nostra città, senza creare alta burocrazia, facilitando le richieste anche per quanto concerne i pareri autorizzatori e concessori, prevedendo inevitabilmente alcune deroghe, pur nel rispetto e tutela della pubblica incolumità e rispetto del codice della strada, in particolare nel rispetto della viabilità, della fruibilità, soprattutto in riferimento alle persone portatrici di handicap, prevedendo la riduzione dal 30 al 50 per il 2020-2021 della tassa di occupazione di suolo pubblico, l'esenzione totale per il periodo di chiusura imposto dall'emergenza sanitaria, garantendo fin d'ora la gratuità dell'occupazione sulla totalità degli ampliamenti richiesti dalle stesse attività, prevedendo la pedonalizzazione nei fine settimana delle vie in cui è più forte la presenza di questi esercizi. Io rispetto a questo, Presidente, vorrei dire che è un'interrogazione assolutamente calzante rispetto alla situazione attuale. Tant'è vero che già a livello governativo si era stabilito quindi la gratuità per tutti gli ampliamenti che devono essere concessi alle classiche occupazioni di suolo pubblico. E siamo assolutamente d'accordo. E tutto quello che è possibile fare da parte del Comune, quindi anche andando oltre quello che ha previsto il legislatore, noi siamo, come dire, assolutamente convinti di doverlo fare, recependo quella che è la tua interrogazione. Mi spiego meglio. Rispetto alla possibilità anche di chiusura temporanea strade, sempre nel rispetto ovviamente, senza incasinare il traffico e tutto il resto, nel rispetto di tutte le normative del caso, noi siamo convinti di doverlo fare. E oggi pomeriggio abbiamo come punto aggiuntivo del Consiglio Comunale pomeridiano abbiamo la modifica al regolamento sull'occupazione di suolo pubblico. Perché? Io devo ammettere, ero convinto che le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico e l'imposizione, l'individuazione dei diritti di segreteria da pagare per le pratiche, convinto che fossero di competenza della Giunta e sono secondo me di competenza della Giunta. Però quando fu approvato il regolamento, credo l'anno scorso, due anni fa, in realtà le abbiamo determinate noi Consiglio, no? Quindi cosa stiamo facendo oggi pomeriggio? Parlo con un po' di ore di anticipo del punto di oggi, ma è relativo all'interrogazione. Noi cosa stiamo facendo? Stiamo andando in Consiglio a modificare il regolamento, a dire che i diritti di segreteria e quindi la possibilità di prevedere delle disposizioni transitorie per il periodo di emergenza e così, le stabilisce la Giunta. Ok? Quindi se oggi pomeriggio, mi auguro passi pure all'unanimità quel punto, il giorno dopo, domani, la Giunta prevederà che cosa? La totale esenzione di qualsiasi diritto di segreteria. Mi spiego. Io vivo Castellaneta, no? E mi è capitato di entrare nei bar, perché poi è la realtà che ti dice che cosa serve, no? Il mercato. Allora mi è capitato di entrare al bar a prendere il caffè e mi chiedevano, dice, ma sindaco possiamo mettere qualche tavolino in più? Dico assolutamente sì, fate subito la richiesta. Dice, ma dobbiamo pagare 100-120 euro, là quant'era la tassa? Dico, fateceli risparmiare perché dobbiamo, per fare la richiesta, dobbiamo andare dal geometra che ci deve fare la piantina e paghiamo il geometra. Poi dobbiamo pagare al comune, cioè alla fine non ci venite incontro come dovreste. Ho detto, non vi preoccupate perché alla prima occasione utile, quindi appreso della necessità di una preventiva modifica del regolamento, oggi pomeriggio approviamo quella modifica, facciamo giunta e eliminiamo i diritti di segreteria per tutta la fase, tutta quest'estate sicuramente, per tutta la fase di emergenza che ancora resterà credo fino a fine anno e quindi non si pagheranno diritti di segreteria e quant'altro. Gli ampliamenti delle occupazioni saranno gratuite, quindi tutto quello che è possibile fare, noi siamo assolutamente d'accordo con lo spirito di questa interrogazione. Vogliamo assolutamente farlo e ci auguriamo di poterlo concertare perché voglio dire, è una decisione, mi auguro, unanime del Consiglio Comunale. Grazie signor Sindaco. Sì, vado. Sempre del consigliere Occhira,
primi righi non si leggono. Poi, vista la crisi della ristorazione causa emergenza coronavirus, visto l'importanza che Comunioni e Cresime rappresentano per il settore ristorativo e turistico e non solo, ma anche per un po' di tutti gli operatori coinvolti, fotografi, operatori video, fioristi, musicisti, negozi bomboniere, negozi di abiti, vista la necessità di tutelare i livelli occupazionali, considerato che il sacramento dell'Eucaristia e della Confermazione, oltre ad essere importanti tappe della nostra azione cristiana, sono anche importanti occasioni di lavoro per ristoranti e le sale banchette del territorio, il rinvio di questi festeggiamenti, ma anche di matrimoni, battesimi, lauree, diciottesimi, anniversari e altri banchetti, sta procurando ai ristoratori soltanto di Castellaneta un danno di centinaia di migliaia di euro e per gli esercizi dei comuni facenti parte della diocesi di alcuni milioni di euro. Okay. Chiediamo al Sindaco, in qualità di Presidente della Provincia e quindi rappresentante anche degli altri comuni della Diocesi, di interloquire con il Vescovo nel rispetto dei canoni della Chiesa e consapevoli che il nuovo calendario diocesano potrà essere predisposto soltanto dopo lo stop delle misure volte a contrastare il contagio, per confermare le cerimonie, in particolare comunioni e cresime, su tutto il territorio diocesano e fare in modo che le stesse non vengano celebrate nella stessa domenica sia nelle parrocchie dello stesso comune che nelle parrocchie dei comuni della diocesi, in modo tale che la domanda di rinfreschi e pranzi si spalmi per un periodo di tempo più lungo e gli esercizi che rappresentano l'offerta possano lavorare tutti bene e in sicurezza e a prezzi favorevoli alla domanda. Rispetto a questo credo che delle, come dire, innovazioni ci sono state, perché anche a livello regionale hanno disciplinato, concordandola con tutti, come dire, i rappresentanti dei diversi settori, hanno fatto un tavolo tecnico importante su Bari, e quindi si è un po' sbloccata la situazione di matrimoni, comunioni, battesimi e quant'altro. Su come il Vescovo poi debba organizzarlo nei vari comuni della diocesi, io una chiacchierata me la faccio, fermo restando che ovvio che non abbiamo potere. È ovvio che si tratta solo di un'opera di persuasione che lei può fare in qualità di Presidente della Provincia, però sarebbe opportuno comunque farla questa chiacchierata. Posso? Assolutamente sì. Io rispetto a questo conto, ma veramente nel fine settimana, di fare una scappata per un caffè, e tanto stiamo dicendo in pubblico, e ne parlo col Vescovo, gli sottopongo questa proposta, non ho difficoltà. Grazie, signor Sindaco. Sì, un attimo. Allora, sempre del consigliere Rochira, wifi per il comune di Castellaneta. A causa delle imposizioni per il distanziamento umano, molti cittadini sono costretti al telelavoro e tutti gli alunni a seguire le lezioni da casa. Questo fa sì che i giga disponibili per famiglie si esauriscano velocemente. La proposta è di porre in essere il Comune di Castellaneta una serie di hotspot per il wifi gratis alla nostra comunità. L'investimento è minimo, ho fatto una ricerca, intorno ai 10-15 mila euro, ed è utile sia per i cittadini ma potrebbe essere molto funzionale al turismo. Devo trovare la risposta. Allora, in esito alla presente erogazione si relaziona quanto segue. Questo ente ha aderito all'iniziativa Wi-Fi for EU che mira a fornire ai cittadini e ai visitatori un accesso ad internet di alta qualità in tutta l'Unione Europea tramite hotspot Wi-Fi gratuiti in spazi pubblici quali parchi, piazze, uffici pubblici, biblioteche e centri sanitari, mediante il rilascio di voucher e buoni per dell'importo massimo, ho sbagliato a dire voucher, no, porto massimo di euro 15.000. Il Comune di Castellaneta è risultato fra i comuni beneficiari del voucher ed è stata sottoscritta dal Sindaco la Convenzione con la Comunità Europea. Ai sensi dell'articolo 2,2 della Convenzione, il beneficiario ha un massimo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione di Sovvenzione per completare l'installazione dell'impianto Wi-Fi conformemente all'allegato I e per rappresentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4,1 lettera B della citata Convenzione.
Le condizioni principali della predetta convenzione prevedono che il beneficiario è responsabile per almeno 3 anni dalla realizzazione della rete, del finanziamento dell'abbonamento ad internet e della manutenzione delle apparecchiature necessarie a offrire wifi gratis e di elevata qualità a cittadini e visitatori. Si precisa che il voucher Wi-Fi for EU è un pagamento forfettario volto a coprire soltanto i costi delle apparecchiature e di installazione degli hotspot Wi-Fi, che soddisfano i requisiti definiti nel testo dell'invito e nell'allegato I della convenzione di sovvenzione firmata. Con determinazione primaria numero 592, in data 8 aprile 2020, è stata individuata un'impresa di impianti Wi-Fi per la realizzazione dei lavori, impresa risultata registrata nel portale Wi-Fi for EU. Dopo una ricerca di mercato infruttuosa e dopo aver valutato alcune offerte pervenute, nella long list presente sul sito dell'Unione Europea, è stata individuata per la provincia di Taranto la Linkem S.p.A., sede legale a Roma, come ditta installatrice per la realizzazione di quanto previsto la convenzione Wi-Fi for EU. Adesso si è nella fase di realizzazione del progetto presentato dalla Linkem S.p.A. che sarà definito e realizzato entro il prossimo mese di luglio. Praticamente, signor Sindaco, a luglio funzionerà? Grazie. Allora, proposto di interloquire col Vescovo, Wi-Fi. Allora, vista l'emergenza in atto causata da sempre consigliere Rocchi dal 30 aprile, proposta istituzione di un tavolo Cassanita fase 2, visto l'emergenza in atto causata dal coronavirus Covid-19, visto la probabile evoluzione nel senso di allentare le restrizioni e quindi poter riprendere alcune attività dopo il 4 maggio e il 1 giugno, vista la primaria importanza che hanno l'imprenditoria e l'artigianato in generale e tutte le partite IVA per il nostro comune, viste le norme dei vari DPCM e le probabili normative già anticipate al governo sul distanziamento sociale, visto la necessità di tutelare i livelli occupazionali, si propone al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'amministrazione tutta l'istituzione e la convocazione di un tavolo di lavoro permanente per Castagneta fase 2, dove siano rappresentate le associazioni di categoria, in particolare i commercianti e i loro rappresentanti, le associazioni culturali, i rappresentanti dei vari movimenti politici, portatori di interesse, comunque organizzati, per individuare le migliori misure di sostegno per la ripartenza. Un tavolo non solo sulla carta, ma che si unisca ogni settimana, ogni 15 giorni, diciamo. Un tavolo che comunichi all'esterno del nostro territorio con lo stesso aiuto dei commercianti, dando notizie positive per rendersi attivi. Un tavolo affiancato da un social apposito con diramazioni su tutti i social esistenti. Siamo perfettamente consapevoli dello sforzo immane che si richiede a questa amministrazione e alla nostra comunità. Siamo anche fortemente convinti che se saremo uniti e pronti a trovare tutti insieme le soluzioni più intelligenti e innovative per rispondere ai nuovi bisogni di sicurezza sanitaria, la fase 2 potrebbe diventare per Castagneta e il suo agro, la sua marina, occasione di rilancio. Grazie per la vostra cortese attenzione. Rispetto a questo, credo che non ci siano risposte, devo darla io a braccio, credo, no, Presidente? Va bene. Allora, io non ho nulla in contrario a che, ci siano iniziative di questo tipo, però vi sottopongo, poi voglio dire, ognuno qua si può organizzare come ritiene, non è che voglio per forza imporre la mia opinione. Noi abbiamo un soggetto che serve anche a questo, che soggetto sono le commissioni, in particolare la commissione attività produttiva, vi dico la mia. Non mi ricordo neanche chi è il presidente della commissione attività produttive. Allora, se la commissione attività produttiva, una commissione congiunta pure, non lo so, la commissione attività produttive convoca le associazioni di categoria, come abbiamo fatto decine di volte per i regolamenti, per le cose, convoca le varie associazioni di categoria, nella commissione vi è la rappresentanza, come dire, del Consiglio Comunale, no, è un consiglio in piccolo, si ha uno strumento snello perché sono 5-6 consiglieri che si rapportano con le associazioni di categoria e siccome stiamo prevedendo che si riuniscano ogni settimana, ogni 10, ogni 15 giorni, quindi un impegno assiduo, secondo me quello può essere lo strumento, quindi la commissione allargata alle associazioni di categoria e a chiunque si ritenga opportuno e quando si inizia a produrre qualche proposta concreta
Allora poi la giunta, il consiglio, poi sottoponiamo a tutta la cittadinanza, però io partirei sempre da, perché iniziare con riunioni assembleari di tantissime persone, per me non è un problema, capiamoci, però ritengo che si quagli poco. La commissione, prego. No, dicevo, la commissione con le associazioni di categoria o con chi riterrete voi commissione di interloquire, vi portate avanti col lavoro, poi io parlo per la giunta ovviamente che presiedo, non ho difficoltà, veniamo con tutta la giunta, ci sediamo e ci confrontiamo con la ragioniera, con gli altri uffici, però come dire, portatevi avanti con il lavoro, intendevo questo. Posso anche essere d'accordo sul fatto che debbano farlo le commissioni o la commissione attività produttive o alcune commissioni in maniera congiunta. L'importante però è che lei, signor Sindaco, le stimoli anche, cioè nel senso dica ai presidenti di riunirle, perché sennò l'inattività di ci sono alcune commissioni che sono inattive nel Comune di Castellaneta. Sicuramente non è colpa sua, però così è. Io per una mia forma mentis, che qualcuno pensi, io veramente sono entrato, io in alcune riunioni dei capigruppo, no? In alcune sedute della conferenza dei capigruppo, volutamente, pur se chiamato, no, non ci sono andato. Perché ho detto voi, confrontatevi, parlo soprattutto della scorsa legislatura, c'erano anche decisioni importanti da prendere, dico confrontatevi tutti quanti, maggioranza, opposizione, poi mi chiama, cioè io non sono, come dire, per, ripeto, forse qualcuno pensa il contrario, ma io non voglio necessariamente imporre la mia linea. Quindi io rispetto alle commissioni ci sono entrato il meno possibile, ma se oggi da questa assise, perché poi al di là della presenza o meno di dei diversi consiglieri, però voglio dire, questo è un consiglio comunale che bene non delibera perché non votiamo, ma se comunque viene preso l'impegno di andare in questa direzione di una consultazione dei soggetti interessati, soprattutto purtroppo dei soggetti interessati da questa pandemia, bene, io sollecito io le commissioni, le stimolo, non è un problema, lo faccio, ripeto, finora volutamente non sono proprio entrato nell'attività delle commissioni, sennò sembra che io ogni volta stia lì, no? Ma questa volta mi trovi perfettamente d'accordo. Convoco io i presidenti delle commissioni e ci aggiorniamo tranquillamente. Grazie, Sindaco. Sindaco, ci sono le altre due interrogazioni del consigliere Di Pippa. Certo, vado? Sì. Sempre del 30 aprile, consigliere Di Pippa, oggetto delibera di giunta comunale numero 41 del 20 aprile 2020, immobile comunale bar Sette Pozzi, ubicato una villa comunale denominato Sette Pozzi, proposta di incremento di attività, determinazione e annullamento in autotutela. Premesso che con delibera di giunta comunale numero 182 del 27 novembre 2018 si è stabilito di procedere alla concessione in locazione per il periodo di anni 6 del bar ubicato presso la villa comunale di via San Francesco denominato Sette Pozzi a fronte di un canone annuo di 5.000 euro. Con determina numero 1784 del 17 dicembre 2018 si è indetto bando di gara mediante asta pubblica per dare in locazione per il periodo di 6 anni del bar ubicato presso la villa comunale Sette Pozzi a fronte di un canone annuo di 5.000 euro. All'esito della suddetta gara non si è potuto procedere all'aggiudicazione dell'immobile in quanto alcuna offerta è stata ritenuta idonea nei termini richiesti dal bando. Con determinazione 598 del 4 aprile 2019 è stata nuovamente indetta gara pubblica per l'affidamento dell'immobile in questione. Questa gara è andata deserta. In data 2 maggio 2019, protocollo 9867, è pervenuta richiesta da parte dell'associazione ANSG di assegnazione in locazione dell'immobile comunale denominato Villa Sette Pozzi a fronte del pagamento del canone annuo complessivo di 5.520 euro. La proposta è stata ritenuta ammissibile, oltre che vantaggiosa per l'ente, per cui si è proceduto all'assegnazione in favore dell'associazione ANSG dell'immobile Villa Comunale sito in via San Francesco denominato Sette Pozzi con annesso bar. In data 12 dicembre 2019 è stato sottoscritto il relativo contratto di locazione con l'associazione ANSG, registrato in data 20 dicembre 2019. In data 11 marzo 2020, protocollo 5804, l'associazione ANSG ha presentato presso il suo APCILA numero lunghissimo, del 10 marzo 2020,
dalla quale si evince che vi è la proposta di incremento delle attività ludico-ricreative consistenti in due campi di volley in modalità temporanea con annessi spogliatoi prefabbricati e amovibili. In data 20 aprile 2020 la Giunta Comunale delibera di approvare la riorganizzazione della destinazione d'uso dell'immobile denominato Villa Sette Pozzi, così come descritta nella planimetria allegata alla CILA di cui sopra. Considerato che la CILA protocollo 5804 è datata 11 marzo 2020, con data inizio lavori 16 marzo 2020, che la delibera di giunta comunale numero 41, che autorizza l'organizzazione della destinazione d'uso dell'immobile denominato Villa Sette Pozzi, è datata 20 aprile 2020, appura che la CILA è stata presentata prima che la parte locatrice, il Comune di Castellaneta, si esprimesse tramite la giunta comunale su qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali. La Giunta Comunale ha deliberato sulla base di un documento la CILA irregolare in quanto presentata ancor prima che la stessa Giunta Comunale ne autorizzasse qualsiasi modifica, innovazione e trasformazione dei locali e cambio di destinazione d'uso parziale degli spazi. La relazione tecnica presentata dal tecnico incaricato dall'associazione NSG è da considerarsi carente sotto tutti gli aspetti in ordine alle normative federali, alle dimensioni del campo, alle misure e disegnature d'altezza delle reti, alla tipologia di materiale di pavimentazione, all'impianto di illuminazione in riferimento alla realizzazione dei due campi da volley in modalità temporanea e dei prefabbricati che ospiteranno gli spogliatoi e le docce. Che la delibera di giunta non specifica se la durata e la temporaneità è da intendersi con l'intera durata della concessione, tenuto conto altresì che la CILA è un atto autorizzativo insufficiente per la tipologia di opere che si intende realizzare, chiedono che la Giunta Comunale voglia in sede autotutela procedere al riesame della deliberazione di Giunta Comunale numero 41 del 20 aprile 2020 e per l'effetto annullava in quanto illegittima per le ragioni sopra esposte, annullando altresì ogni atto ulteriore connesso e conseguenziale. Questa interrogazione è sottoscritta dal collega Agostino De Bellis, oltre che da me, ovviamente. Un attimo. Sì, ce l'ho io. Aspetta, non mi mette pressa. Mi mette pressa. No, anche perché me li ha preparati il dottor Sicuro. Una volta tanto che ha lavorato. Allora, con riferimento all'interrogazione in oggetto da parte del Consiglio Comunale Giovanni Di Pippa, si relaziona quanto appresso. Con determina dirigenziale numero 931 del 30 maggio 2019 è stato concesso, in favore dell'associazione ANSG con sede in Castellaneta via Magistro numero 5/A per il periodo di anni 6, l'immobile Villa Comunale sita in via San Francesco denominata Villa Sette Pozzi, con annesso bar distinto a catasto urbano al foglio 50 particella 395 sub 1 di superficie catastale pari a metri 42 per uso commerciale. In data 12 dicembre 2019 è stato sottoscritto il relativo contratto di locazione con l'associazione ANSG registrato in data 20 dicembre 2019. L'associazione ANSG nella persona del rappresentante legale signor Tommaso Calò ha presentato presso il SUAP CILA numero del 10 marzo 2020. In data 18 marzo 2020, protocollo 6261, è stata presentata al Presidente dell'Associazione proposta di incremento delle attività ludico-ricreative consistenti in due campi di volley in modalità temporanea con annessi spogliatoi prefabbricati e quindi amovibili. Il contratto di locazione, articolo 10, prescrive che vi è data qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto da parte locatrice, pertanto i lavori illustrati nella richiesta innanzi, la loro esecuzione non coinvolge aspetti legati, non sono cioè indispensabili per garantire la funzionalità del bene a loro autorizzazione, pertanto non può ritenersi ricompresa fra gli atti di gestione della locazione e necessita quindi del consenso della Giunta Comunale, la quale con provvedimento numero 41 del 20 aprile 2020 dava il proprio consenso. Va da sé che la realizzazione dei lavori innanzi sono subordinate all'acquisizione di tutti i pareri necessari, per cui gli stessi non possono essere realizzati con la scia presentata al SUAP. Se non ho capito male, il responsabile del patrimonio, l'architetto Dalò, mi dà ragione in quanto ritiene insufficiente quel titolo autorizzativo, la CILA, ma e quindi di conseguenza bisogna annullare la delibera di giunta che si basa su quella CILA e approva la riorganizzazione della destinazione d'uso dell'immobile così come descritta nelle planimetrie allegate alla CILA del 10 marzo. Ma il responsabile del patrimonio
continua ad omettere, o forse non è stato informato, e il che sarebbe grave, perché la Giunta si basa e acquisisce la sua legittimità anche in base alla regolarità tecnica dei provvedimenti che vengono adottati, omette o non è a conoscenza di questa nota dell'ufficio urbanistica dell'architetto Caforio, che chiede all'associazione Ansegi di integrare la pratica. Senza averla letta questa, dice le stesse cose che dico io nell'interrogazione e chiede una serie di integrazioni in riferimento a come intendono apportare le modifiche. Ma c'è un passaggio, l'ultimo, che determina, a mio avviso, l'illegittimità della delibera che si basa su quella CILA, e cioè: in mancanza della suddetta documentazione, l'istanza è sospesa ad ogni effetto di legge, significando altresì che non si potrà dar corso ai lavori previsti. Cioè, voi avete deliberato sulla base di una CILA sospesa. Da parte dell'ufficio urbanistica non c'era il parere di regolarità tecnica. Quindi dovete prendere atto che quella delibera è illegittima, non solo per l'arco temporale, perché la CILA viene presentata il 10 marzo, quando ancora la Giunta non si era espressa per autorizzare il cambio di destinazione d'uso degli spazi, requisito imprescindibile per la modifica del contratto che l'associazione Ansegi aveva firmato con il comune di Castellaneta. Quindi, sindaco, vi dovete riunire in Giunta e annullare quella delibera e aspettare innanzitutto che l'associazione Ansegi risponda a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 richieste di integrazione dell'associazione Ansegi. Questa è datata 3 aprile, voi vi siete riuniti il 20 aprile per deliberare il cambio di destinazione d'uso, però questa nota nella relazione dell'architetto Dalò non viene inserita, che sospendeva la CILA. Primo, dovete annullare la delibera di Giunta, i richiedenti devono rifare tutto l'iter, ma prima si deve esprimere la Giunta per autorizzare il cambio di destinazione d'uso. La relazione tecnica, che come dicevo io nell'interrogazione è del tutto insufficiente, perché sulla modalità di insediamento, temporaneità, anche sulla temporaneità non viene specificato cosa si intende per temporaneità. I 6 anni di concessione, che nel frattempo sono diventati 4 perché dal 2018 che è stato dato in concessione la Villa dei Sette Pozzi, o i 90 giorni, questo non è specificato. Concludo dicendo e ribadendo che adesso la Giunta deve procedere per eliminare questo vizio di legittimità palese che è stato determinato con la delibera di Giunta. Grazie. Sì, grazie consigliere Di Pippa. Sì, sì. Prego. Dalò, nella sua risposta, che ho letto sostanzialmente in questo momento anche io, si è limitato ad approfondire l'aspetto tecnico, ma io la penso in maniera diversa, sia rispetto a quello che ha detto il consigliere, siamo in democrazia, voglio dire, e sia rispetto a quello che ha detto l'architetto Dalò. Se volete ve lo spiego in 3 secondi. Allora, la CILA con la delibera di giunta comunale non c'entra proprio niente. Faccio una premessa proprio tranchant. La giunta comunale si riunisce perché arriva una richiesta il 18 di marzo, arriva una richiesta di installazione dei 2 campi, ok? La CILA, che è uno strumento che si utilizza, lo dico senza voler fare il professore, per mettere, come dire, in chiaro la situazione. Allora, la CILA si utilizza, è uno strumento che si utilizza per fare lavori di
minor portata, voglio dire, senza stravolgere la situazione esistente. La CILA segue la via tecnica gestionale, il SUAP, l'urbanistica ha chiesto le integrazioni, se si muovono a portare di integrazioni forse partono, voglio dire, sono aspetti tecnici che vanno avanti con gli uffici. Dove entra in campo la Giunta? Quando questi richiedono, con una richiesta a parte autonoma del 18 di marzo, dice scusate, noi vogliamo mettere due campi da beach volley, non so che campi sono, spogliatoi e quant'altro. Dalò, sbagliando secondo me, perché io sono addirittura, mo, non voglio poi esondare e andarmene in un altro campo, ma Dalò sostanzialmente può farla da solo l'autorizzazione, perché non c'è una trasformazione degli immobili. Non c'è un cambio della situazione esistente, non c'è alcunché, sono strutture amovibili, temporanee. Dici, ma mi spiegate la temporaneità? Sì, non lo so, devo parlarne con gli uffici, probabilmente è opportuno dire 9 piuttosto che 4, piuttosto che 5 anni. Ma cos'è temporaneo e amovibile? Quello che non è radicato in maniera indissolubile con il suolo, che quindi da un momento all'altro, per capirci, se non ci sono fondazioni, non ci sono basamenti di cemento, non ci sono collegamenti stabili che sono di difficile rimozione, è provvisorio, amovibile, questo è il concetto base. Allora Dalò ha chiesto alla Giunta di esprimersi su questo, secondo me una espressione inutile della Giunta, perché io, fossi stato io il dirigente, avrei già autorizzato tutto io senza problemi, perché, ripeto, sono strutture che metti e togli quando vuoi, ma comunque non trasformano quella che è la destinazione dell'immobile. Perché se voi fate mente locale, sono svariati anni che in quella villa c'è il bar, e quindi se andiamo a portare delle modifiche al bar, parliamone. Ma c'è la rete per pallavolo lì da anni, oggi cosa stiamo facendo? Lo stiamo sostanzialmente mettendo a norma. Anche il riferimento che fa nell'interrogazione che ho letto in questo momento in diretta, no? Sai, pareri federali e quant'altro, bisogna vedere se lì devi fare competizioni agonistiche piuttosto che solo allenamento e quant'altro, ma è anche un fatto gestionale. La Giunta è stata chiamata ad esprimersi, secondo me in maniera inutile, ridondante, cioè, non era necessario, in maniera superflua, perché secondo il dirigente comunque si andava a modificare qualcosa, ma è una modifica assolutamente non determinante e si tratta di strutture temporanee, precarie, amovibili. Quindi la Giunta si è espresso su quello, svincolandosi dal discorso CILA che segue i suoi tempi, richiesta di integrazioni, fornire le integrazioni, poi partire con i lavori. Allora, l'irregolarità dove ci potrebbe essere? Se partono i lavori senza avere tutti i pareri, senza avere tutta, senza che si sia perfezionata la pratica SUAP piuttosto che urbanistica, ma la delibera di Giunta non c'entra nulla. La Giunta si è espressa su una richiesta che dice vogliamo mettere due campi, Dalò in quella parte che ho letto, che se volete rileggo, dice no, siccome ci sono trasformazioni deve esprimersi per forza la Giunta, noi ci siamo espressi, ma secondo me, gliel'ho già detto a Dalò e lo sto dicendo pubblicamente, non ce n'era neanche bisogno. Questa è la sintesi. Grazie Sindaco. Prego. Giusto un minuto per un inciso. Innanzitutto, primo, non è vero che la Giunta non ha deciso in base a quella CILA. Il deliberato fa proprio riferimento a quella CILA e l'ho citato poc'anzi nell'intervento, punto 4,4. Un attimo, arrivo anche ai due campi. La CILA, quello, e ce l'ho qui la CILA, Sindaco, ho preso anche quella. Questa è la CILA, che parla dei due campi da volley. Il deliberato, cioè la Giunta delibera, punto 4,4 quel che è, di approvare la riorganizzazione della destinazione e l'uso dell'immobile, così come descritta dalle planimetrie allegate alla CILA. Allora io Sindaco le chiedo, e visto che il segretario la assiste, io le chiedo
come avete fatto a deliberare su queste semplici planimetrie che non dicono nulla? Voi avete deliberato su queste due planimetrie che non dicono nulla, supportate da una relazione tecnica che non dice altrettanto nulla, ma nulla, che si limita a dire: all'esterno della struttura saranno installati due campi da gioco all'aperto da volley adeguatamente predisposti, oltre a due strutture mobili a servizio dei detti campi con la funzione di servizi igienici e spogliatoi, docce divisi per sessi. Punto. Non dice nient'altro. E a supporto di quello che dico io c'è l'ufficio urbanistica. Voi dovevate attendere la fine dell'istruttoria, perché altrimenti non deliberi sulla base di quella CILA che è irregolare. Ma non lo dico io, che potrebbe essere viziato il mio parere, ma lo dice l'ufficio urbanistica. Allora, no, voglio concludere. O aspettavate la fine dell'iter, perché la relazione tecnica che viene fornita dall'architetto Dalò non è veritiera, perché omette questo passaggio fondamentale che aveva sospeso l'efficacia di quella CILA sulla quale la Giunta delibera. Lì non può dire che non abbiamo deliberato sulla base di quella CILA, perché l'avete scritto voi, l'avete scritto voi. Allora, la CILA è, come sostiene anche l'architetto Dalò, e prendo atto che mi dà ragione, è insufficiente, perché la movibilità non riguarda solo i campi, si sostiene che anche i prefabbricati, servizi igienici e docce, non devi fare nessun intervento, nessun lavoro, non devi, dove dobbiamo fare l'attacco? Consigliere Di Pippa, devi comunque fare dei lavori che necessitano di un titolo autorizzativo diverso dalla CILA, e lo dice, ma lo devono specificare o no? E allora non deliberi sulla base della CILA, fai semplicemente una riorganizzazione degli spazi, ma non decidi su un titolo autorizzativo insufficiente e irregolare. Vediamo, se no diventa un caso, un casus belli. Allora, la CILA, la domanda che è stata fatta, ma anche una semplice interrogazione di due righe. Dice, signor Sindaco, Giunta Comunale, siccome, ripeto, Dalò vede nella collocazione di due campi amovibili una trasformazione di non so che, allora come sia stata introdotta nel procedimento autorizzativo con CILA, con richiesta, io ho letto la richiesta del 18 di marzo, ma comunque sia stata introdotta in questo procedimento autorizzatorio l'istanza, la Giunta si esprime su una parte che io, se poi mi dici le piantine non sono chiare, non sono molto leggibili, sicuramente è così, ma io posso deliberare senza piantine e senza relazione, perché mi sto già esprimendo su un'accusa sulla quale non dovrei esprimermi, perché lì non c'è trasformazione. Uno. Due, la Giunta viene interrogata su un'accusa. Nulla osta da parte della Giunta proprietaria dell'immobile, della villa, a che si collochino due campi sportivi, amovibili, precari e quant'altro. Io su questa cosa di due righe avrei scritto nulla osta, ok? Su questo si esprime la Giunta. Tutto il resto è gestionale, cioè mi spiego, se... Cioè non può la Giunta stare a vedere se su 10 integrazioni richieste ne hanno presentate 9, ne hanno presentate 8. Noi ci siamo, cioè la Giunta, ma è anche il dirigente che crea confusione. Cioè, scusa, io poi faccio la parte mia, mi sottopongono le cose in Giunta, dico sì, dico no. Ma io, dirigente, l'avrei impostata in maniera nettamente diversa. Uno, avrei autorizzato autonomamente perché non ci sono trasformazioni. Ma quando anche sposassimo la tesi di Dalò e la intendessimo come delle trasformazioni, alla Giunta, soggetto proprietario dell'immobile, deve essere posto il quesito. Lei proprietario è d'accordo che gli vengano collocati due campi amovibili? Sì, sono d'accordo. Tutto il resto, integrazione, se i lavori partono o non partono, non è un problema mio, è un problema degli uffici. Urbanistica e SUAP, non so se mi sto spiegando. Io mi sono espresso solo sul nulla osta a che si collochino in questi due campi, cioè sto sbagliando qualcosa. Sì, non può dire, perché se non c'è non c'è?
l'organizzazione dell'ufficio della provincia sul SIC, se non c'è il vincolo, il parere del vincolo paesaggi non lo metteranno. Se non c'è tutto questo prima. I pareri del caso, cioè non è che il mio nulla osta. No, oh mio Dio, scusa. Scusate se parlate fuori microfono, non registra. Sull'articolo 10 del contratto. Il contratto, la giunta che è proprietà, il comune proprietario dell'immobile, la parte politica, si deve esprimere sul contratto. L'articolo 10 dice: in caso di trasformazione, modifica, eccetera, eccetera, si deve esprimere il locatore. E io dico, si deve esprimere il proprietario. E io dico sostanzialmente sì, si può fare. Ma il mio deve essere inteso come uno dei pareri necessari, il parere del proprietario. Poi se lì c'è la tomba del faraone, si deve esprimere la sovrintendenza. E se la sovrintendenza dice no, anche se il proprietario ha detto sì, ma vale io se casa mia è un bene sottoposto a vincolo della sovrintendenza, pur essendo privato, e io voglio fare una sala conferenze, bene, io dico sì, pure trattandosi di casa mia, una struttura di mia proprietà privata e quant'altro. La sovrintendenza dice no, si blocca. Dice, ma il proprietario ha detto sì. Non si può fare. Cioè, è la distinzione fra... Scritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, quali? Se i pareri favorevoli non ci sono. La regolarità tecnica. Quelle degli uffici alla delibera. Da lo mi deve dare, quella è una delibera del patrimonio. Perché manca quel pezzo fondamentale che sospende lo sfruttorio. Oh mio Dio. Da lo è ufficio patrimonio. Io proprietario dell'immobile mi sto esprimendo su una modifica, dice lui, secondo me no, però parlare con Dalò è come parlare al vento, perché stiamo a perdere 2 ore del tempo su un accus che non andava neanche deliberato, forse non riesco a spiegarmi, va bene, però siccome dico io non voglio essere quello che impone la volontà, ok, vuole la delibera, abbiamo fatto la delibera. È una delibera proposta dall'ufficio patrimonio, per deliberare è necessario che ci sia allegato il parere dell'ufficio patrimonio. Quindi se c'è il parere tecnico di Dalò, la delibera è a posto, io posso deliberare. Vabbè, se non c'è il parere, hai ragione tu, dobbiamo bloccare la delibera. Se c'è il parere di Dalò, siccome la giunta si sta esprimendo su un contratto che ha per oggetto un bene facente parte del proprio patrimonio, c'è bisogno del parere di regolarità tecnica dell'ufficio patrimonio, dopodiché io posso deliberare. Va bene? Ah. Tutti gli altri pareri dell'urbanistica, del SIC ZPS, del vincolo idrogeologico, della sovrintendenza, dell'autorità di bacino, dell'aeronautica se da adesso si passano gli aerei, sono fatti che devono acquisire gli uffici successivamente, forse non mi riesco a spiegare, e rispetto ai quali io non devo entrare, perché la giunta non può stare a vedere se sono stati acquisiti 10, 15, 12, 11 pareri, cioè non ci interessa, cioè è chiaro il ragionamento. Questo per comprendere che noi qui, secondo me, siamo, come dicevo Lino Banfi, per due diverse scuole di pensiero. Io, se ci sono strutture comunali, anche in disuso da anni, ed è colpa anche mia, anche nostra, della maggioranza, che vogliono essere utilizzate da, che pagano anche, voglio dire, ragazzi di Castellaneta disponibili a pagare per far funzionare quelle strutture, io politicamente dico sì. Mi è stato sottoposto una delibera inutile, carta straccia, e stiamo a perdere un'altra 2 ore, perché il dirigente secondo me ha sbagliato per un eccesso, perché si passa dalla giunta, perché la giunta si è espressa su tutto. Benissimo, ci siamo espressi, io non ho capito il problema qual è. Sono strutture amovibili, il campo già sta lì, già giocano lì, giocano con un filo volante, con una rete messa male. Se, come no? No, stanno giocando, no, questi ci stanno facendo un piacere, stanno sistemando la cosa. Cioè noi dobbiamo dare al nostro paese i servizi. Noi abbiamo un'area abbandonata, ci sono dei ragazzi che la vogliono, di Castellaneta, che la vogliono gestire e ci pagano per gestirla. Ci dicono facci installare dei campetti. No, non puoi installare i campetti. E qual è il problema?
che riguarda Villa di Sette Pozzi ed altri immobili che vengono concessi per fare una cosa e poi dopo la concessione viene detto di fare altro, anfiteatro, Villa di Sette Pozzi, eccetera, eccetera, eccetera. Particolare. E basta. L'utilizzo della E che cosa stanno facendo? Perché allora scusa, non puoi fare neanche il karaoke. Non puoi fare neanche le serate. Scusate, non sta registrando niente perché vi accavallate con le voci. E la nuova piattaforma concludiamo perché la risposta è stata data e lei ha dato il suo parere. Concludiamo per piacere. Prendo atto della risposta da parte del sindaco in qualità di capo della giunta, mi ritengo totalmente insoddisfatto e mi riservo ulteriori iniziative. Grazie. Grazie consigliere Di Pippa. Sindaco, può procedere con l'ultima risposta. Mi deve dare la parola? Grazie, gentilissimo. Allora, come sono andato? Premesso che da una lettura profana si assisterebbe inconsapevole ad una differenza tra i numeri comunicati dagli enti locali, soprattutto per i pazienti deceduti, rispetto a quelli comunicati dalla ASL di Taranto, dal bollettino regionale e quindi nazionale, metodo che inficerebbe qualunque tipo di mappatura, ricerca e studio epidemiologico, oltre che a non rendere giustizia alle persone purtroppo scomparse. Considerato che i decessi di pazienti ricoverati al San Pio di Castellaneta per altre patologie, successivamente deceduti al Moscati di Taranto per Covid-19, sembrerebbero non compresi nel bollettino epidemiologico regionale, nonostante la signoria vostra li abbia scrupolosamente comunicati tra i positivi Covid-19 contagiati a San Pio. Chiedo di sapere se lei è a conoscenza dell'inserimento nel bollettino epidemiologico regionale dei pazienti ricoverati al San Pio di Castellaneta per altre patologie e successivamente deceduti all'ospedale Moscati di Taranto per Covid-19 e in caso di risposta negativa di attivarsi nei confronti dell'ASL di Taranto, del Dipartimento Promozione della Salute Puglia affinché venga chiarito questo dato, forse prevenzione. Vabbè. Allora vado a braccio qui Presidente, sì. Allora, quello che è successo sui dati dei contagi è sotto gli occhi di tutti. Allora, facciamo un minuto un reset velocissimo. Vengono effettuati presso l'ospedale di Castellaneta prima qualche decina di tamponi, poi qualche centinaio di tamponi, ok? Però c'è una chiusura totale perché non venivano comunicate notizie dalla ASL in riferimento all'ospedale di Castellaneta, così ci capiamo, ma si aspettava a fine serata, ma con giorni di ritardo, un dato provinciale, va bene? Questo veniva comunicato la sera dalla Regione Puglia. Allora io mi sono, lo dico non come dire per prendermene merito, ma sollecitato dai cittadini, sollecitato dai colleghi sindaci, sollecitato da più parti, mi mettevo, non da solo ma con i miei collaboratori, ci mettevamo con Daniele lì davanti alla porta del direttore sanitario del presidio ospedaliero, ci mettevamo lì davanti alla porta di Datò ad aspettare che arrivassero dall'istituto zooprofilattico di Foggia arrivassero i dati, va bene? Mano a mano che arrivavano i dati, senza attendere il giorno dopo, perché parliamo della sera, arrivavano i dati, senza attendere il giorno dopo il bollettino della Regione Puglia che dava il dato provinciale, quello aggregato, noi spiegavamo, sono arrivati su 500, 100, di questi 100 sono tot positivi, tot negativi, questa è la situazione. All'Atere tutti i sindaci della provincia di Taranto si sono lamentati col governatore, col prefetto, col direttore generale dell'ASL e col direttore del Dipartimento di Prevenzione, dottor Conversano. Abbiamo fatto delle riunioni, prima in presenza all'inizio, poi in videoconferenza, più di 30 persone, 29 sindaci, prefetto, Rossi, Macello, Montanar, tutti abbiamo messo in mezzo. Perché volevamo essere informati, perché adesso la situazione è più o meno sotto controllo, ma prima c'era anche una certa tensione, preoccupazione, apprensione e quant'altro. Quindi noi ci arrabbiavamo perché eravamo gli ultimi a sapere le cose. Dopo tutte queste nostre rimostranze, lo dico pubblicamente e resta agli atti,
dal 4 di aprile, credo, dal 4 di aprile vengono trasmessi, notificati, consegnati ai sindaci. Prima venivano consegnati dai carabinieri, poi li trasmettono per PEC, no? I primi giorni venivano i carabinieri per una settimana ai diversi sindaci, la prefettura li trasmetteva ai carabinieri, i carabinieri venivano a notificarli ai sindaci, i dati del paese, nei quali dati cosa veniva indicato in questo prospetto? Veniva indicato i positivi e le persone in quarantena, come è giusto che fosse, aggiungo, perché noi ci arrabbiavamo su che cosa? Noi e i comandanti siamo responsabili ovviamente delle nostre polizie municipali, no? Se Raffaele Rochira è in quarantena, noi lo dobbiamo sapere, quarantena obbligatoria, lo dobbiamo sapere, perché se lo vediamo camminando dobbiamo multarlo, denunciarlo, eccetera, eccetera, no? Quindi se non ci vengono comunicati questi dati, noi non possiamo fare il nostro lavoro sul nostro territorio, anche perché al netto di carabinieri, polizia, finanza, tutti quanti, però alla fine i sindaci e le polizie municipali conoscono persona per persona, conoscono meglio di chiunque altro il proprio territorio. Quindi dopo questa nostra battaglia, dal 4 di aprile hanno iniziato quindi a trasmetterci questi dati, positivi e persone in quarantena obbligatoria. Altri dati non venivano trasmessi, quindi questa è l'estrema sintesi. Su aggiornamenti o meno del bollettino regionale, io ho chiesto più volte di, ripeto, essere non solo io, ma tutti i sindaci, lo facevo io a nome dei 29 sindaci come presidente della provincia, ho chiesto che ci fosse una maggiore, non concertazione, ma anche scambio di informazioni, perché poi stiamo parlando della salute dei cittadini, noi stiamo qui anche per questo, ma non è che io, come dire, sia stato ascoltato più di tanto. Quindi questa è la situazione. Va bene, quelli dati che abbiamo preso li abbiamo presi di prima mano, ci mettevamo lì dietro, come ce li davano, li trasferivamo ai cittadini. Per quanto riguarda le comunicazioni che ci venivano date, al netto di quelle date la sera dal Presidente della Regione che usciva là col suo bollettino, noi riceviamo dalla Prefettura e dalla Questura, prima Prefettura, ora Questura, riceviamo questi report, ancora oggi stiamo ricevendo questi report. Questa è la situazione, dati come sono stati comunicati. Grazie. Consigliere Di Pippa, prego, un attimo. Sì. Prego. Sindaco, condividendo le difficoltà che i sindaci, anche interfacciandomi con altri sindaci, le lamentele sono state unanimi. Però io le ho posto due quesiti ben precisi. Io le ho chiesto se è a conoscenza dell'inserimento nel bollettino epidemiologico regionale dei pazienti ricoverati al San Pio di Castellaneta per altre patologie e successivamente deceduti all'ospedale di Castellaneta. Quindi lei sta dicendo che non è a conoscenza se quei morti che lei aveva annunciato nei suoi post, se sono stati inseriti nel bollettino epidemiologico. Il dato per provincia. Però a me non è stato splittato, dice questa è di Castellaneta, questa è di Manduri, questa è di Grottaglie. Questa è la sintesi. Posso fare una richiesta formale? All'ASL dico scusa, mi spacchetti i dati? Il sito era appunto, in caso di risposta negativa, di attivarsi nei confronti dell'ASL di Taranto o del Dipartimento Salute Puglia, quindi Montanaro, affinché venga chiarito questo dato, quindi non l'ha ancora fatto. Se sono stati inseriti i morti di Castellaneta ricoverati al San Pio di Castellaneta per altre patologie successivamente deceduti per Covid-19, se sono stati inseriti nel bollettino epidemiologico regionale, visto che lei aveva detto com'è? Se sono deceduti per Covid è ovvio che li hanno inseriti, perché no? Facciamo questa verifica, va bene, la possiamo fare. E quando mi rispondono? Cioè farà una comunicazione ufficiale oppure tramite... No, certo, è importante che poi la risposta sia ufficiale. Per piacere, non vi accavallate, non registra. Il mio è acceso, registra. Quindi prendo atto che ancora non c'è certezza che quei pazienti del San Pio morti successivamente per Covid-19 siano stati inseriti nel bollettino epidemiologico.
Grazie consigliere Di Pippa. Allora, le risposte alle interrogazioni sono finite. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Un attimo. Allora, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni. In questo caso, per poter fare interrogazioni sia da parte della minoranza che della maggioranza, bisogna prenotarsi con il tasto che c'è sotto il microfono. C'è un tasto grande? Ok, si è prenotato il consigliere Di Pippa. Prego. Dimenticavo, c'era un'altra interrogazione, risarcimento crollo Viale Verdi, presentata al di fuori del Consiglio con richiesta di risposta scritta, alla quale non abbiamo ricevuto risposta scritta dal 24 aprile. Però le dissi l'altra volta che se lei non le indirizza a me, non mi vengono... Sì, ma per cui se ha chiesto risposta scritta... No, in sì, consiglio question time non viene. Ma io sto appunto dicendo che siccome i termini sono scaduti e l'interrogazione era rivolta al sindaco, di procedere alla risposta perché i tempi sono abbondantemente scaduti. Va bene. Allora passiamo al secondo punto. Ah, e dimentico. No. Le mandi pure al presidente. Ma il dottor Sicuro le. Se non sono intestate a me. Ma se abbiamo il presidente che è più solerte, lei le manda al presidente, così almeno mi fa da banca dati. Io non ci perdo niente a rispondere, potrei andare agli abbracci. Se me le date rispondo. Prego. Ce n'era e avevo già Tucci tu alla diffida, quella famosa interrogazione su eolico e fotovoltaico dei proventi, alla quale non avevo ricevuto risposta da parte dell'architetto Cattolico. La seconda parte. Avevo diffidato a rispondere entro i 5 giorni, sono abbondantemente scaduti, purtroppo. Va bene, mi costringete. Va bene, procediamo. Interrogazione. Un attimo che le avvio il microfono, prego. Rivolta al sindaco, al responsabile per conoscenza, al responsabile del patrimonio, al responsabile della trasparenza. Oggetto, inventario patrimonio immobiliare comune di Castellaneta. Premesso che con delibera di giunta comunale numero 136 del 13 agosto 2015 si attestava che il comune è proprietario di aree e immobili con destinazioni varie che, se opportunamente gestito e valorizzato, sarebbe stato una fonte di guadagno per l'ente e impartiva all'architetto Dalò la direttiva di realizzare un inventario preciso degli immobili di proprietà comunale. Constatato che i canoni di locazione, quando vengono percepiti, sono assolutamente al di sotto del valore reale e che il Comune paga con i soldi dei contribuenti le spese di manutenzione e gestione degli immobili, che il sito comunale ha le voci relative a canoni di locazione e affitto di abitazioni a caserme è aggiornato al 31 maggio 2017, a tale data su questi immobili l'ente vantava un credito di oltre 500.000 di euro, che per tutto il resto del patrimonio, lidi balneari, immobili di uso diverso e terreni vari, l'elenco è fermo al 31 maggio 2014. Per questi immobili a tale data il credito vantato dall'ente è di 950.000 euro circa. Appurato che siamo di fronte a un patrimonio immenso che, se gestito in modo ordinato e corretto, consentirebbe al Comune e alla comunità di usufruire di proventi enormi, mantenendo imposte e tributi al minimo, nonché affrontare le contingenti emergenze abitative ed il disagio socio-economico. Si chiede di aggiornare al 31 dicembre 2019 la situazione patrimoniale immobiliare, ad esempio contratti di locazione, comodato, eccetera, eccetera, sottoscritti dal Comune di Castellaneta con i soggetti terzi, sia pubblici che privati, nonché lo stato dei vari rapporti sia attivi che passivi, di pubblicare sul sito comunale la situazione aggiornata al 31 dicembre 2019. L'interrogazione è sottoscritta dal consigliere De Bellis e anche da me, ovviamente. Ho terminato, grazie. Ci sono altre... Allora, c'è soltanto questa interrogazione per la prossima volta. Risponderemo alle interrogazioni di D'Ambrosio, di De Bellis
e a quella mancante, la seconda parte del consigliere Di Pippa, e a questa. Allora, chiudiamo il secondo punto all'ordine del giorno, la seduta è sciolta, grazie.